Bartleby lo scrivano, una storia di Wall Street di Herman Melville. Sono un uomo piuttosto attempato. La natura delle mie attività negli ultimi 30 anni mi ha fatto entrare frequentemente in contatto con una categoria di persone che mi sembra interessante e alquanto singolare, su cui finora, che io sappia, non è mai stato scritto nulla. Voglio dire, i copisti degli studi legali o scrivani. Ne ho conosciuti moltissimi, sia in ambito professionale sia in privato. E se volessi, potrei raccontare parecchie storie che farebbero forse sorridere le persone d'indole bonaria e piangere gli animi sentimentali. Ma io rinuncio alle biografie di tutti gli altri scrivani in cambio di alcuni episodi della vita di Bartleby, il più bizzarro scrivano che io abbia mai visto o di cui abbia sentito parlare. Mentre di altri copisti degli studi legali potrei scrivere l'intera vita, con Bartleby non è possibile fare nulla del genere. Credo che non esista alcun materiale per comporre una biografia completa e soddisfacente di quest'uomo. È una perdita irreparabile per la letteratura. Bartleby era uno di quegli esseri su cui è impossibile scoprire nulla, se non dalle fonti originali, e queste, nel suo caso, sono assai scarse. Tutto quel che so di Bartleby lo hanno visto i miei occhi stupefatti, tranne a dire il vero, una vaga voce che riferirò in seguito. Prima di introdurre lo scrivano, così come mi apparve la prima volta, è opportuno che parli un po' di me, dei miei impiegati, dei miei affari, del mio ufficio e del mio ambiente in generale. Una tale descrizione, infatti, è indispensabile per comprendere adeguatamente il personaggio principale che sto per presentare. In primis, io sono uno che, sin dalla giovinezza, ha sempre nutrito la profonda convinzione che il sistema di vita più tranquillo è anche il migliore. Pertanto, sebbene eserciti un mestiere proverbiale quanto ad energia, nervosismo e a volte persino turbolenza, io, al contrario, non ho mai permesso che nulla del genere venisse ad invadere la mia pace. Sono uno di quegli avvocati privi di ambizione, che non si rivolgono mai ad una giuria o richiamano in alcun modo il pubblico applauso, ma che anzi, nella placida tranquillità di un cantuccio confortevole, lavorano confortevolmente in mezzo alle obbligazioni, alle ipoteche e ai titoli dei ricchi. Chi mi conosce vede in me un uomo eminentemente fidato. Il compianto John Jacob Astor, persona poco propensa agli entusiasmi poetici, non aveva la minima esitazione nel proclamare che al primo posto tra le mie virtù veniva la prudenza e al secondo il metodo.
Non lo dico per vantarmi, ma mi limito a registrare il fatto che non mancai di essere utilizzato in veste professionale dal compianto John Jacob Astor, un nome che, lo confesso, amo ripetere, poiché ha un suono pastoso e rotondo che ricorda quello di un lingotto d'oro. Aggiungerò francamente che non ero insensibile alla buona opinione che aveva di me il compianto John Jacob Astor. Qualche tempo prima del periodo in cui ha inizio questa modesta storia, le mie attività avevano avuto un notevole incremento. Mi era stata conferita la buona vecchia carica, oggi soppressa nello stato di New York, di assistente di giudice. Era un compito non molto gravoso, ma redditizio in modo assai soddisfacente. Io perdo raramente la calma e ancor più raramente mi lascio andare a rischiose indignazioni di fronte ai torti e alle soperchierie. Ma a questo punto mi si deve consentire di dichiarare con impeto che considero l'improvvisa e violenta abrogazione della carica di assistente di giudice da parte della nuova Costituzione un atto, come dire, prematuro, visto che avevo contato su una rendita vitalizia che ho invece ricevuto solo per pochissimi anni. Ma questo sia detto per inciso. Il mio ufficio si trovava al primo piano del civico di Wall Street. Da una parte guardava sul muro bianco dell'interno di uno spazioso cavedio che attraversava da cima a fondo l'edificio. Questa vista potrebbe essere considerata alquanto noiosa, accorto di quella che i pittori di paesaggi chiamano vita. Ma ammesso che fosse così, la vista che si aveva dal lato opposto dei miei locali offriva quantomeno un contrasto, anche se nulla di più. In quella direzione si godeva dalle mie finestre la libera visuale di un alto numero di mattoni. Nero per gli anni e l'eterna ombra, il quale non richiedeva cannocchiali per svelare le sue bellezze nascoste, ma a beneficio di tutti gli osservatori miopi, si innalzava a meno di 10 piedi dalle mie finestre. Data la grande altezza degli edifici circostanti e visto che i miei locali erano al primo piano, lo spazio tra questo muro e il mio assomigliava non poco ad un'enorme cisterna quadrata. Nel periodo precedente l'arrivo di Bartleby avevo due persone al mio servizio come copisti e un ragazzo promettente come fattorino. Primo, Tarkei. Secondo, Nippers. Terzo, Ginger Nut. Sembreranno forse nomi di un genere che si riscontra di rado all'anagrafe. In realtà erano soprannomi che si erano dati l'un l'altro i miei tre impiegati, ritenendo così di sottolineare le loro rispettive personalità e caratteristiche. Tarkei era un inglese basso, corpulento, circa della mia età,
vale a dire non lontano dalla sessantina. Al mattino potremmo dire che il suo viso era di un bel colorito rubicondo, ma dopo le 12, mezzogiorno, l'ora in cui pranzava, ardeva come un camino ricolmo di carbone di Natale e continuava ad ardere, ma per così dire, in un decrescendo graduale, fino alle 6 del pomeriggio o giù di lì. Dopodiché non vedevo più il proprietario di quel viso che, raggiungendo l'apogeo insieme al sole, pareva tramontare con esso per sorgere, culminare e declinare il giorno seguente, con uguale regolarità e identico fulgore. Vi sono numerose singolari coincidenze che ho osservato nel corso della mia vita, non ultima quelle del quali il fatto che proprio quando Tarchei emanava i raggi più caldi dal volto rosso e splendente, proprio allora, in quel momento critico, iniziava il periodo della giornata in cui consideravo le sue capacità lavorative gravemente menomate per il resto delle 24 ore. Non che fosse in alcun modo pigro o riluttante a lavorare, tutt'altro. Il problema era che correva il rischio di essere addirittura troppo energico. Sorgeva in lui una strana smania di attivismo frenetica, scomposta, capricciosa. Immergeva con irruenza la penna nel calamaio, tant'è che tutte le macchie sui miei documenti comparivano dopo mezzodì. Anzi, non solo era disordinato e sciaguratamente propenso a far macchie nel pomeriggio, ma certi giorni andava oltre ed era alquanto rumoroso. In tali occasioni il suo volto fiammeggiava di colori ancora più sgargianti, come se dell'itantrace fosse stato buttato sull'antracite. Faceva un rumore sgradevole con la sedia, rovesciava la coppetta del polverino. Nel temperare le penne, le tagliava con impazienza, riducendole tutte in pezzi, e le scagliava per terra in preda ad un furore improvviso. Si alzava in piedi e si piegava sul tavolo, buttando per aria le carte in una maniera assolutamente indecorosa, molto triste da guardare in un uomo attempato come lui. Ciò nonostante, visto che era per me una persona preziosissima sotto numerosi aspetti, e per tutto il tempo prima delle 12 pomeridiane era anche rapidissimo e precisissimo, svolgendo una grande quantità di lavoro a un livello difficilmente eguagliabile, per queste ragioni ero disposto a chiudere un occhio sulle sue eccentricità, sebbene a volte, in effetti, gli facessi le mie rimostranze. Lo facevo però con grande delicatezza, poiché, sebbene fosse il più garbato, anzi, il più cortese e il più ossequioso degli uomini al mattino, nel pomeriggio ero incline, se provocato, a mostrarsi lievemente impetuoso con la lingua, diciamo pure insolente. Pertanto, apprezzando le sue prestazioni mattutine ed essendo deciso a non perderle,
Ma allo stesso tempo, sentendomi a disagio per i suoi modi racondi dopo mezzogiorno, ed essendo un uomo pacifico, poco disposto a suscitare con i miei ammonimenti repliche inappropriate da parte sua, decisi un sabato alle 12. Era sempre in condizioni peggiori di sabato. Di accennargli molto gentilmente che forse, prossimo alla vecchiaia com'era, sarebbe stato meglio accorciare le sue fatiche. In breve, non occorreva che venisse nel mio studio dopo le 12. E finito di pranzare, avrebbe fatto bene a tornarsene a casa, a riposarsi sino all'ora del tè. Ma niente da fare, non volle rinunciare ai suoi doveri pomeridiani. Si accalorò in volto in maniera intollerabile mentre proclamava con foga oratoria, gesticolando con un lungo righello dall'altra parte della stanza, che i suoi servizi erano utili al mattino. Allora dovevano essere indispensabili al pomeriggio. Con tutto il rispetto, signore, disse Tarchei in questa circostanza, mi considero il suo braccio destro. Al mattino mi limito a schierare e mettere in campo i miei drappelli, ma al pomeriggio mi metto alla loro testa e attacco arditamente il nemico, così, e si produsse in un violento affondo col righello. Ma le macchie, Tarchei, replicai io. È vero, ma con tutto il rispetto, signore, osservi questi capelli. Sto invecchiando. Senza dubbio, signore, dei capelli grigi non meritano un'aspra rampogna per una macchia o due in un pomeriggio caldo. La vecchiaia, anche se macchia la pagina, è degna d'onore. Con tutto il rispetto, signore, stiamo entrambi diventando vecchi. Era difficile resistere a questo appello alla mia solidarietà. Ad ogni modo, vidi che non voleva saperne di andarsene. Decisi perciò di lasciare che restasse, cercando comunque di far sì che nel corso del pomeriggio maneggiasse soli documenti meno importanti. Nippers, il secondo della lista, era un giovanotto sui 25 anni con i favoriti, un colorito giallastro e nel complesso un'aria alquanto piratesca. L'ho sempre ritenuto vittima di due forze maligne, l'ambizione e l'indigestione. L'ambizione si manifestava in una certa impazienza riguardo ai compiti di semplice copista, una ingiustificabile usurpazione delle questioni strettamente professionali, come la stesura originale di documenti legali. L'indigestione pareva dar segno di sé occasionalmente in una permalosità nervosa e una digrignante irritabilità che gli faceva rotare i denti rumorosamente per degli errori commessi nel copiare. In maledizioni superflue, sibilate più che pronunciate, nel bel mezzo del lavoro. E soprattutto in una continua insofferenza per l'altezza del tavolo dove lavorava. Per quanto dotato di ingegno nella meccanica, Nippers
Non riusciva mai a sistemare il tavolo in maniera da soddisfarlo. Vi mise sotto delle schegge, blocchetti di vario tipo, dei pezzi di cartone e alla fine arrivò al punto di tentare una regolazione perfetta, aggiungendo dei pezzi di carta assorbente ripiegata. Ma nessuna invenzione servì al caso. Se allo scopo di riposarsi la schiena metteva il piano del tavolo ad un angolo acuto, tirandoselo quasi sotto il mento, e vi scriveva come uno che usi per scrivania il letto inclinato di una casa olandese, allora lamentava un blocco della circolazione delle braccia. Se invece abbassavi il tavolo all'altezza della cintola e vi si curvava sopra per scrivere, allora gli veniva un dolore acuto alla schiena. Per farla breve, la verità ultima era che Nippers non sapeva quel che voleva. O se voleva qualcosa, questo era liberarsi completamente del tavolo da scrivano. Tra le manifestazioni della sua malsana ambizione c'era la tendenza a ricevere visite da certi tipi dall'aria ambigua e la giacca malandata, che egli chiamava suoi clienti. Ero infatti al corrente che non solo veniva utilizzato ogni tanto da un politico locale, ma faceva anche qualche lavoretto in tribunale e non era sconosciuto sui gradini delle tombe. Ho buone ragioni di credere, però, che un certo individuo che venne a trovarlo nel mio studio e che egli, con aria pomposa, pretese di definire suo cliente, non fosse altro che un esattore di pagamenti e il cosiddetto documento una cambiale. Ma con tutti i suoi difetti e i fastidi che mi procurava, Nippers, come il suo connazionale Tarkei, mi era assai utile. Scriveva con mano rapida e precisa e quando voleva non era sprovvisto di maniere signorili. Si aggiunga a questo che vestiva sempre in abiti distinti ed in tal modo indirettamente ne traeva lustro il mio studio. Con Tarkei, al contrario, avevo il mio da fare per impedire che fosse per me fonte di discredito. I suoi vestiti avevano spesso un'aria unta e odoravano di trattoria. In estate portava pantaloni sformati che cascavano da tutte le parti. Le sue giacche erano esecrabili e il suo cappello non si poteva toccare. Ma mentre il cappello mi era indifferente, in quanto la sua natura educata e rispettosa di impiegato inglese lo spingeva sempre a toglierselo non appena entrava nella stanza. La giacca era un'altra faccenda. Ragionai con lui a proposito delle sue giacche, ma senza alcun risultato. La verità era, immagino, che un uomo con un reddito così modesto non poteva permettersi di sfoggiare contemporaneamente un viso così lustro e una giacca altrettanto lustra. Come osservò una volta Nippers, i soldi di Tarkei venivano spesi soprattutto per l'inchiostro rosso. Un giorno d'inverno regalai a Tarkei una delle mie giacche, dall'aria assai decorosa. Una giacca grigia imbottita, molto comoda e calda,
che si abbottonava tutta dal collo al ginocchio. Pensavo che Tarchei avrebbe apprezzato il favore e mitigato i modi disordinati e turbolenti del pomeriggio. Ma no, credo davvero che l'abbottonarsi in una coperta così morbida e simile ad un mantello avesse su di lui un effetto pernicioso. Per lo stesso principio che troppa biada fa male ai cavalli. Infatti, proprio come si dice che un cavallo ribelle e ricalcitrante senta la biada, allo stesso modo Tarchei sentiva la giacca. Lo rendeva insolente. Era un uomo guastato dalla prosperità. Per quanto riguardo alle abitudini poco morigerate di Tarchei, avessi le mie idee personali, sul conto di Nippers ero convinto che quali che fossero i suoi difetti sotto altri versanti, era perlomeno un giovanotto portato alla sobrietà. Ma pareva proprio che la natura stessa gli avesse fatto da oste, infondendogli così profondamente alla nascita un carattere irritabile e abbeone, che tutte le libagioni successive erano inutili. Se ripenso a come, nel silenzio che regnava nello studio, certe volte Nippers s'alzava in piedi spazientito e chinandosi sul tavolo spalancava le braccia, afferrava l'intera scrivania e la spostava, le dava degli strattoni facendola strusciare selvaggiamente sul pavimento, come se il tavolo possedesse una sua perversa volontà mirante a creargli ostacoli e a tormentarlo. Mi rendo perfettamente conto che per Nippers l'acquavite era del tutto superflua. Per mia fortuna, essendo dovute alla cattiva digestione, l'irritabilità e il conseguente nervosismo di Nippers si manifestavano soprattutto al mattino, mentre nel pomeriggio egli era relativamente tranquillo. Di conseguenza, dato che i parossismi di Tarchei arrivavano solo verso mezzogiorno, non dovevo mai affrontare le loro eccentricità contemporaneamente. I loro accessi di malumore si davano il cambio, come chi monta la guardia. Quando era il turno di Nippers, Tarchei staccava e viceversa. Date le circostanze, le cose erano organizzate per benino, in maniera naturale. Ginger Nut, il terzo della lista, era un ragazzo sui 12 anni. Suo padre faceva il carrettiere e prima di andarsene aspirava a vedere il figlio in un ufficio del tribunale anziché su un carretto. Perciò lo mandò nel mio studio come studente di legge, fattorino e addetto alle pulizie, al salario di $1 la settimana. Aveva un tavolino per sé, ma non lo usava molto. Sottoposta a ispezione, il cassetto rivelò un vasto assortimento di gusci di vari tipi di noci. In effetti, per questo giovane dal cervello pronto, tutta la nobile scienza della legge era contenuta in un guscio di noce. Non ultima tra le incombenze di Ginger Nut, che la sbrigava con la massima alacrità,
era quella di fornire biscotti e mele a Tarkei e Nippers. Dato che il copiare documenti legali è proverbialmente un lavoro assai arido, i miei due scrivani amavano inumidirsi la bocca molto spesso con delle mele che vendevano nelle numerose bancarelle presso la dogana e l'ufficio postale. Inoltre, mandavano di frequente Ginger Nut a comperare quel particolare biscotto piccolo, piatto, rotondo e molto speziato, da cui egli aveva ricavato il nomignolo. Nelle mattinate fredde, quando il lavoro era monotono, Tarkei trangugiava dozzine di questi biscotti come se fossero semplici ostie. Infatti, le vendono a manciate di 6-7 per un penny. E il rumore raschiante della sua penna si mescolava a quello che faceva sgranocchiando i dolcetti croccanti. Fra gli strafalcioni e i pasticci combinati da Tarkei nella calura del pomeriggio, ci fu un giorno quello di inumidire tra le labbra un biscotto allo zenzero ed incollarlo su un'ipoteca come sigillo. In quell'occasione ci mancò un pelo che non lo licenziassi, ma mi rabbonii facendomi un inchino all'orientale e dicendo: «Con tutto il rispetto, signore, è stato generoso da parte mia contribuire alla sua cancelleria». Il mio lavoro, passaggi di proprietà, ricerca di titoli e redazioni di documenti complicati di ogni genere, conobbe un notevole incremento quando ricevetti l'incarico di assistente di giudice. Gli scrivani avevano un gran lavoro da svolgere. Non solo dovetti mettere sotto pressione gli impiegati che già erano con me, ma ebbi necessità di cercarne un altro. In risposta a una mia inserzione, un giovanotto dall'aria immobile si presentò una mattina sulla soglia del mio ufficio, la cui porta era aperta, essendo estate. Rivedo ancora oggi quella figura smorta nella sua compostezza, penosa nella sua rispettabilità, incurabilmente desolata. Era Bartleby. Dopo qualche parola sulle sue qualifiche, lo assunsi, lieto d'avere nel mio gruppo di copisti un uomo dall'aspetto così straordinariamente posato che pensai avrebbe potuto esercitare un influsso benefico sul carattere volubile di Tarkei e quello irascibile di Nippers. Avrei dovuto dire prima che delle porte a fisarmonica di vetro smerigliato dividevano il mio ufficio in due parti, una delle quali era occupata dai miei scrivani, l'altra da me. A seconda dell'umore, aprivo queste porte o le chiudevo. Decisi di assegnare a Bartleby un angolo accanto alle porte a fisarmonica, ma dal mio lato, in modo da avere a portata di mano quest'uomo tranquillo in caso ci fosse da sbrigare qualche faccenda. Disposi la sua scrivania contro una finestrella laterale situata in quella parte della stanza, la quale in origine guardava di sbieco su certi cortili e muri fuligginosi,
ma poi, a causa di alcune costruzioni successive, aveva smesso di offrire alcuna visuale, anche se faceva passare un po' di luce. A 3 piedi circa dalla finestra c'era un muro e la luce scendeva dall'alto, tra due grandi edifici, come da una piccolissima apertura in una cupola. Per organizzare le cose in maniera ancora più soddisfacente, mi procurai un alto paravento verde, in modo da nascondere completamente Bartleby alla mia vista, lasciandolo però a portata di voce. E così, in una certa misura, si stava insieme pur nel rispetto dell'intimità. Da principio, Bartleby sbrigò un'incredibile quantità di lavoro. Come spinto da una fame arretrata di qualcosa da copiare, pareva rimpinzarsi dei miei documenti. Non faceva alcun intervallo per digerire. Non si fermava mai, né di giorno né di sera, copiando alla luce del sole e al lume di candela. Sarei stato davvero soddisfattissimo del suo impegno se avesse mostrato al contempo allegria e laboriosità, ma continuava a scrivere in silenzio, meccanicamente, con aria spenta. Ovviamente è indispensabile nel lavoro di uno scrivano verificare l'esattezza della copia, parola per parola. Quando ci sono due o più scrivani in un ufficio, essi si assistono l'un l'altro in questo controllo, uno leggendo la copia, l'altro tenendo in mano l'originale. È un lavoro molto noioso, monotono, soporifero. Probabile che per un temperamento sanguigno risulti addirittura insopportabile. Per esempio, non riesco ad immaginarmi il focoso poeta Byron seduto tranquillamente insieme a Bartleby a esaminare un documento legale sulle 500 pagine scritte fitte in una calligrafia svolazzante. Ogni tanto, quando avevo fretta, era mia abitudine partecipare in prima persona alla collazione di qualche breve documento, chiamando a questo scopo Tarchei o Nippers. Uno dei miei intenti nel mettere Bartleby così a portata di mano dietro il paravento era di avvalermi dei suoi servizi per queste faccende di poco conto. Era il terzo giorno, mi pare, che stava con me, senza che si fosse ancora presentata la necessità di controllare le sue copie. Quando, avendo molta premura di completare una cosuccia che avevo per le mani, chiamai d'improvviso Bartleby. Nella fretta e nella ragionevole convinzione di vederlo accorrere prontamente, sedevo con la testa curva sull'originale posato sulla mia scrivania e tenevo il braccio destro proteso di lato, stringendo la copia con un certo nervosismo, cosicché, non appena fosse emerso dal suo rifugio, Bartleby potesse afferrarla e mettersi al lavoro senza il minimo indugio. Ero dunque seduto in questa posizione quando lo chiamai, dicendo rapidamente quel che desideravo da lui, cioè che esaminasse un breve documento con me.
Immaginatevi la mia sorpresa, anzi, la mia costernazione, quando, senza muoversi dal suo angolo riparato, Bartleby, con voce curiosamente pacata e decisa, rispose: "Preferirei di no." Restai seduto per qualche attimo in assoluto silenzio, cercando di riprendermi dallo sbalordimento. Subito dopo mi venne in mente che le orecchie mi avevano ingannato. Oppure Bartleby aveva equivocato completamente ciò che volevo. Ripetei la richiesta nel tono più chiaro che riuscii ad assumere, ma in un tono altrettanto chiaro mi giunse la stessa risposta di prima. Preferirei di no. Preferirei di no, gli feci eco, levandomi in piedi furibondo e attraversando la stanza in un sol passo. Che cosa intende? Ha perso la testa? Voglio che mi aiuti a collazionare questo foglio qui. Lo prenda. E lo spinsi verso di lui. Preferirei di no, disse. Lo fissai con attenzione. Il viso smunto era tranquillo, gli occhi grigi erano calmi, opachi. La sua seraficità non era turbata da alcun segno di agitazione. Se i suoi modi avessero mostrato la minima irrequietezza, irritazione, impazienza o impertinenza. In altre parole, se avesse avuto un'aria semplicemente umana, senza dubbio l'avrei cacciato con violenza via dallo studio. Ma in quella situazione c'erano più probabilità che pensassi a buttare fuori il mio pallido busto di gesso di Cicerone. Rimasi a scrutarlo per un po', mentre lui continuava a scrivere, e poi mi rimisi a sedere alla mia scrivania. Ciò è molto strano, pensai. Che cosa era meglio fare? Ma il lavoro mi incalzava. Decisi di dimenticare la faccenda per il momento, riservandola per quando avrei avuto più tempo. Perciò feci venire Nippers dall'altra stanza e il documento venne sbrigato rapidamente. Qualche giorno dopo, Bartleby portò a termine quattro lunghi documenti contenenti le testimonianze resemi durante la settimana nell'alta corte di giustizia, in quadruplice copia. Si rese necessario esaminarle. Era una causa importante e occorreva assolutamente la massima precisione. Dopo avere predisposto tutto, chiamai Tarkei, Nippers e Ginger Nut dalla stanza accanto, avendo intenzione di mettere le quattro copie in mano ai miei quattro impiegati, mentre io avrei letto dall'originale. A questo scopo, Tarkei, Nippers e Ginger Nut si erano seduti in fila, ciascuno col suo documento in mano, quando invitai Bartleby a unirsi a quell'interessante gruppetto. Bartleby, svelto, sto aspettando. Sentì le gambe della sua sedia strusciare lentamente sul pavimento nudo e qualche istante dopo egli apparve ritto all'ingresso del suo eremitaggio. Che cosa desidera? Chiese con voce pacata. Le copie, risposi frettolosamente.
Stiamo per collazionarle. Ecco, e gli porsi la quarta copia. Preferirei di no, disse, e scomparve tranquillamente dietro il paravento. Per qualche istante divenni una statua di sale, ritto alla testa del mio manipolo di impiegati seduti. Riavutomi, avanzai verso il paravento e chiesi la ragione di una condotta così inusuale. Perché rifiuta? Preferirei di no. Con qualsiasi altra persona sarei montato di colpo su tutte le furie e tralasciando ogni ulteriore discorso, l'avrei scacciata ignominiosamente dalla mia presenza. Ma c'era qualcosa in Bartleby che non solo mi disarmava in modo strano, ma mi colpiva e sconcertava in maniera portentosa. Mi misi a ragionare con lui. Queste sono le sue copie che stiamo per controllare. È un risparmio di lavoro per lei, perché basterà una sola verifica per tutti e quattro i documenti. È la pratica normale. Ogni copista è tenuta a collaborare al controllo della sua copia. Non è così? Non vuole parlare? Risponda. Preferisco di no, rispose con voce flautata. Mi era parso che mentre mi rivolgeva a lui avesse ponderato attentamente ogni mia frase, ne avesse colto appieno il significato e non potesse contraddire la conclusione irrefutabile. Ma contemporaneamente, qualche ragione superiore lo aveva spinto a rispondere in quel modo. E dunque deciso a non accogliere la mia richiesta, richiesta conforme all'uso e al senso comune? Mi fece capire laconicamente che su quel punto avevo ben ragione. Sì, la sua decisione era irrevocabile. Accade non di rado che quando ci si vede opporre un rifiuto in maniera inusitata e decisamente irragionevole, si comincia a vacillare, per così dire, nelle proprie convinzioni più comuni. Si comincia a congetturare vagamente che per quanto possa apparire incredibile, tutta la giustizia e la ragione stiano dall'altra parte. Di conseguenza, se è presente qualche persona disinteressata, ci si rivolge a questa per avere qualche sostegno alle proprie incertezze. Tarkey, dissi, che cosa ne pensa? Non ho ragione. Con tutto il rispetto, signore, rispose Tarkey nel suo tono più bonario, credo di sì. Nippers, dissi, che ne pensa lei? Penso che lo sbatterei a calci fuori dall'ufficio. Il lettore perspicace avrà notato che, essendo mattina, la risposta di Tarkey è espressa in forma educata e tranquilla, mentre Nippers dà sfogo al suo malumore. In altri termini, come si è già avuto modo di osservare, il cattivo umore di Nippers era in servizio e quello di Tarkey fuori servizio. Ginger Nut, dissi, desideroso di conquistare anche il più piccolo suffragio in mio favore. Che cosa ne pensi tu? Penso, signore, che sia un po' svitato, rispose Ginger Nut con un sogghigno.
Ha sentito quel che dicono? Dissi rivolto al paravento. Venga fuori a fare il suo dovere. Ma non si degnò di rispondere. Meditai per un momento in preda ad una terribile perplessità, ma una volta ancora le esigenze del lavoro mi incalzavano. Decisi di nuovo di rimandare la riflessione su questo dilemma a un momento libero in futuro. Con qualche difficoltà ce la cavammo a controllare i documenti senza Bartleby, anche se ogni due pagine circa Tarchei comunicava rispettosamente la sua opinione che quella procedura era del tutto inconsueta. Mentre Nippers, che si torceva sulla sedia in preda ad un nervosismo dispettico, digrignava i denti, sibilando ogni tanto maledizioni contro il balordo cocciuto che stava dietro il paravento e borbottando che da parte sua, di Nippers, quella era la prima e ultima volta che avrebbe fatto il lavoro di un altro senza essere pagato. Intanto Bartleby sedeva nel suo eremo, dimentico di tutto ciò che non fosse il suo proprio lavoro. Passarono alcuni giorni in cui lo scrivano fu occupato da un altro lungo documento. La sua condotta singolare degli ultimi tempi mi spinse ad osservare con attenzione come si comportava e notai che non andava mai a pranzo, anzi, che non andava mai da nessuna parte. Finora non lo avevo mai visto, per mia esperienza personale, fuori del mio ufficio. Egli era in perpetuo di sentinella nell'angolo, ma osservai che verso le 11 del mattino Ginger Nut si accostava all'apertura del paravento di Bartleby, come chiamatovi silenziosamente da un gesto invisibile per me, nel punto dove sedevo. Il ragazzo usciva quindi dall'ufficio, facendo tintinnare qualche moneta e ricompariva con una manciata di biscotti allo zenzero che consegnava nell'eremo, ricevendone due in cambio del suo fastidio. Allora vive di biscotti allo zenzero, pensai. Non fa mai un pasto degno di questo nome. Deve essere vegetariano, quindi. Ma no, non mangia mai neppure verdura. Non mangia altro che biscotti allo zenzero. A questo punto mi persi in una serie di fantasticherie concernenti i probabili effetti sulla costituzione umana di un'alimentazione a base unicamente di biscotti allo zenzero. I biscotti allo zenzero vengono così chiamati perché una delle loro componenti principali è lo zenzero, che dà loro quel particolare aroma. Ma che cos'è lo zenzero? Una spezia piccante dal sapore vivace. E Bartleby era un tipo piccante e vivace? Assolutamente no. Lo zenzero, dunque, non aveva alcun effetto su Bartleby. Probabilmente egli preferiva che non ne avesse. Non c'è nulla che irriti una persona scrupolosa quanto la resistenza passiva. Se l'individuo a cui si fa resistenza non ha natura disumana, è colui che la fa è assolutamente innocuo nella sua passività, allora il primo, quando è nello stato d'animo giusto,
si sforza caritatevolmente di interpretare con l'immaginazione ciò che si rivela impossibile da spiegare col ragionamento. Era esattamente in questo modo, per lo più, che consideravo Bartleby e i suoi modi di fare. Povero diavolo, pensavo, non vuole far nulla di male. È chiaro che non ha intenzione di essere insolente. Il suo aspetto rivela a sufficienza che le sue stranezze sono involontarie. Mi è utile. Io riesco a sopportarlo. Se lo mando via, è probabile che finirà con qualche datore di lavoro meno indulgente, che lo tratterà da villano e lo butterà forse fuori per farlo morire miseramente di fame. Sì, con lui io mi posso acquistare a poco prezzo una deliziosa autogratificazione. Assistere Bartleby, assecondarlo nella sua strana cocciutaggine, mi costerà poco o niente. Mentre immagazzinerò nella mia anima quello che si rivelerà più tardi un dolce boccone per la mia coscienza. Ma non ero sempre in questo stato d'animo. La passività di Bartleby qualche volta mi irritava. Mi sentivo stranamente tentato di scontrarmi con lui in nuove tensioni, di cavargli qualche scintilla di irritazione paragonabile alle mie. Ma in effetti, tanto valeva che cercassi di far sprizzare il fuoco strofinando le nocche contro una saponetta Windsor. Ma un pomeriggio venni sopraffatto da quell'impulso maligno e ne derivò la seguente scenetta. Bartleby, gli dissi, quando quelle carte saranno tutte copiate, voglio collezionarle con lei. Preferirei di no. Come? Intende forse insistere nei suoi capricci testardi? Nessuna risposta. Spalancai la porta a soffietto lì accanto e rivolgendomi a Tarkey e Nippers esclamai: Bartleby dice per la seconda volta che non vuole controllare le sue copie. Che cosa ne pensa Tarkey? Notare bene che si era di pomeriggio. Tarkei era seduto col viso in fiamme come un bollitore d'ottone, la testa calva che gli fumava e le mani che turbinavano come mulinelli tra le carte. Che cosa ne penso? Abbaiò Tarkei. Penso che andrò dietro quel paravento a fargli gli occhi neri. Così dicendo, Tarkei si levò in piedi, assumendo con le braccia una posizione da pugile. Stava precipitandosi a mantenere la promessa quando lo trattenni, allarmato dagli effetti derivanti dall'attizzare incautamente la bellicosità di Tarkei dopo pranzo. Si sieda. Tarkei, gli dissi, e sentiamo che cosa ha da dire Nippers. Cosa ne pensa Nippers? Non sarei giustificato se licenziassi immediatamente Bartleby? Mi scusi, signore, questo lo deve decidere lei. Considero la sua condotta davvero insolita. E oltretutto ingiusta verso Tarkei e me. Ma potrebbe essere solo un capriccio passeggero. Ah, esclamai io. Ha stranamente cambiato parere, vedo. Ora parla di lui con molto garbo.
e la birra, proruppe Tarchei. Il garbo è tutto merito della birra. Io e Nippers abbiamo pranzato insieme oggi. Vede come sono garbato io, signore. Vuole che vada a fargli gli occhi neri? Allude a Bartleby, immagino. No, non oggi, Tarchei, risposi. La prego, metta via i pugni. Richiusi la porta e tornai verso Bartleby. Sentivo ulteriori incentivi che mi tentavano a sfidare la sorte. Ardevo dalla voglia di vedermi opporre una nuova ripulsa. Mi ricordai che Bartleby non usciva mai dall'ufficio. Bartleby, gli dissi, Ginger Nut non c'è. Dovrebbe fare un salto all'ufficio postale. Ci si arriva a piedi in 3 minuti, a vedere se c'è qualcosa per me. Preferirei di no. Non vuole? Preferisco di no. Tornai alla mia scrivania barcollando e mi misi a sedere cadendo in profonde riflessioni. Mi sentii riprendere dalla mia cieca ostinazione. C'era qualche altra cosa in cui potessi riuscire a farmi dire ignominiosamente di no da questo spiantato morto di fame, dal mio scrivano? Quale altra cosa ancora, assolutamente ragionevole, si sarebbe sicuramente rifiutato di fare? Bartleby, nessuna risposta. Bartleby, in tono più alto. Nessuna risposta. Bartleby, urlai a pieni polmoni. In tutto simile ad un fantasma, conformemente alle leggi dell'invocazione magica, al terzo richiamo comparve all'ingresso del suo eremo. Vada nell'altra stanza. E dica a Nippers di venire da me. Preferisco di no, disse lentamente e in tono rispettoso, e si dileguò con movenze felpate. Molto bene, Bartleby, dissi in un tono pacato di autocontrollo serenamente severo. Che faceva presagire la decisione irrevocabile di una terribile prossima punizione. In quel momento avevo una mezza idea di fare qualcosa del genere. Ma tirate le somme, dato che s'avvicinava l'ora di cena, ritenni meglio per quel giorno mettermi il cappello e tornarmene a casa con l'anima assai perplesso e turbato. Lo devo ammettere. La conclusione dell'intera faccenda fu che divenne ben presto un elemento stabile del mio studio il fatto che un giovane scrivano pallido, a nome Bartleby, vi avesse una scrivania che copiasse per me alla solita tariffa di 4 centesimi a pagina, 100 parole, ma che fosse esentato permanentemente dal controllare il lavoro fatto, lasciando questo compito a Tarchei e Nippers, in omaggio, senza dubbio, al loro superiore acume. Inoltre, che il suddetto Bartleby non dovesse mai, per alcuna ragione, essere mandato a sbrigare la benché minima commissione, e che, anche se supplicato di accettare tale incarico, fosse universalmente noto che egli avrebbe preferito di no. In altre parole,
si sarebbe rifiutato categoricamente. Col passare dei giorni mi ammorbidii notevolmente nei confronti di Bartleby. La sua regolarità, la sua mancanza di vizi, la sua laboriosità instancabile, salvo quando decideva di abbandonarsi a lunghe fantasticherie dietro il paravento, la sua tranquillità, la sua immutabile compostezza in ogni circostanza facevano di lui un valido acquisto. Il punto fondamentale era che c'era sempre, il primo al mattino, sempre presente per tutto il giorno e l'ultimo alla sera. Avevo assoluta fiducia nella sua onestà. Sentivo che i miei documenti più preziosi erano del tutto al sicuro in mano sua. A volte, certo, non riusciva ad evitare, con tutta la buona volontà del mondo, di avere con lui degli improvvisi accessi di furia. Era assai difficile, infatti, tenere sempre a mente quegli strani capricci e privilegi, quelle esenzioni inaudite che formavano il tacito accordo in base al quale Bartleby accettava di rimanere nel mio ufficio. Ogni tanto, nell'impazienza di sbrigare un lavoro urgente, chiamavo inavvertitamente Bartleby in tono brusco e frettoloso, perché venisse, ad esempio, a mettere il dito sul punto da annodare di un nastro rosso con cui stavo legando dei documenti. Naturalmente, da dietro il paravento usciva la solita risposta: preferisco di no. E in questi casi, come faceva un essere umano dalle debolezze comuni alla nostra natura a trattenersi dal lanciare esclamazioni rabbiose contro una tale perversità, una tale irragionevolezza? Comunque, ogni nuovo rifiuto che ricevevo tendeva a diminuire le probabilità che ripetessi la mia disattenzione. A questo punto va osservato che, secondo l'uso della maggior parte degli avvocati che occupavano locali in edifici densamente abitati, la mia porta aveva parecchie chiavi. Una la teneva una donna che alloggiava nell'attico, la quale puliva una volta alla settimana e scopava e spolverava ogni giorno il mio studio. Un'altra la teneva Tarchei per comodità. La terza l'avevo qualche volta io nelle mie tasche. La quarta non sapevo chi l'avesse. Una domenica mattina mi capitò di andare alla chiesa della Trinità ad ascoltare un celebre predicatore. E arrivando sul posto un po' in anticipo, pensai di fare un salto nel mio studio. Per fortuna avevo la mia chiave con me, ma quando l'infilai nella serratura, sentii che qualcosa le impediva dal di dentro di girare. Sbalordito, cacciai un grido. Con mia grande costernazione, di dentro girò una chiave e, sporgendo il viso affilato dalla porta socchiusa, mi apparve la figura di Bartleby in maniche di camicia, in un déshabillé incredibilmente sbrindellato, il quale mi disse con calma che era spiacente, ma era proprio occupato.
preferiva non farmi entrare per il momento. Con poche parole aggiunse inoltre che forse avrei fatto meglio a fare 2 o 3 volte il giro dell'isolato e per quell'ora avrebbe probabilmente concluso le sue faccende. Confesso che la comparsa del tutto imprevista di Bartleby nel mio studio la domenica mattina, con la sua nonchalance cadavericamente signorile, ma al contempo deciso e sicuro di sé, mi colpì a tal punto che sgattaiolai via dal mio ufficio senza discutere e feci quanto richiestomi. Ma non senza vari spasimi di ribellione impotente contro la tranquilla sfacciataggine di questo strampalato scrivano. Infatti, era soprattutto la sua straordinaria pacatezza che non solo mi disarmava, ma in un certo senso mi svirilizzava, giacché considero come svirilizzato uno che consente senza fiatare ad un suo dipendente di dargli ordini e mandarlo via dai propri locali. Inoltre mi sentivo assai inquieto pensando a quello che poteva fare Bartleby nel mio ufficio in maniche di camicia e mezzo svestito di domenica mattina. Forse qualcosa di illecito? No, questo era da escludere. Non c'era da pensare neanche per un attimo che Bartleby fosse una persona immorale. Ma allora che cosa ci faceva? Copiava? Neanche questo, perché, quali che fossero le sue stranezze, Bartleby era una persona assolutamente dignitosa. E sarebbe stato l'ultima persona al mondo a sedere alla scrivania in un abbigliamento poco decente. Per di più era domenica e c'era qualcosa in Bartleby che non permetteva di supporre che avrebbe violato il carattere sacro di quel giorno con qualche attività profana. Ciò nonostante, non avevo l'anima in pace e in preda ad una curiosità inquieta, tornai infine davanti alla porta. Infilai la chiave senza trovare ostacolo. Aprii ed entrai. Bartleby non era in vista. Guardai in giro ansiosamente. Sbirciai dietro il suo paravento, ma era evidente che se n'era andato. Osservando le stanze con maggiore attenzione, dedussi che per un periodo di tempo non ben definito, Bartleby doveva aver mangiato, fatto toilette e dormito nel mio ufficio. E tutto ciò senza un piatto, uno specchio o un letto. Il sedile imbottito di un vecchio divano traballante in un angolo recava la lieve impronta di un corpo magro disteso. Arrotolata sotto la sua scrivania, trovai una coperta. Sotto la grata vuota del camino, una scatola di lucido da scarpe e una spazzola. Su una sedia, una bacinella di latta con una saponetta e un asciugamano sbrindellato. In un giornale qualche briciola di biscotto allo zenzero e un pezzetto di formaggio. Sì, pensai, è abbastanza evidente che Bartleby ha fissato qui la propria dimora, facendone un dormitorio tutto per sé.
Di colpo mi assalì allora un pensiero. Quali spaventosi abissi di solitudine mi si parano davanti? La sua povertà è grande, ma com'è terribile il suo isolamento. Pensateci, di domenica Wall Street è deserta come Petra e di notte per tutta la settimana è una desolazione. Anche questo edificio, che nei giorni feriali ferve di attività e di vita, al calar della sera rimanda l'eco delle stanze vuote e resta abbandonato per tutta la domenica. Ed è qui che Bartleby ha preso dimora. Unico spettatore di una landa solitaria che egli ha già visto affollata, una sorta di nuovo e innocente Mario che medita tra le rovine di Cartagine. Per la prima volta fui sopraffatto da un sentimento struggente di malinconia. In precedenza avevo provato soltanto una tristezza non sgradevole. Il vincolo che lega fra loro gli esseri umani mi fece piombare in un incoercibile stato di cupezza. Una malinconia fraterna, perché sia io che Bartleby eravamo figli d'Adamo. Ricordavo le sette splendenti e i volti sfavillanti che avevo visto quel giorno, addobbati a festa, scivolare come cigni su quel Mississippi che è Broadway, e mettendoli in contrasto con l'esangue scrivano, pensai tra me e me: ah, la facilità, la felicità corteggia la luce. Perciò riteniamo che il mondo sia lieto, ma l'infelicità se ne sta in disparte. Perciò riteniamo che non esista. Queste meste fantasticherie, senza dubbio chimere di uno sciocco cervello malato, condussero ad altri pensieri più specifici, riguardanti le bizzarrie di Bartleby. Mi sentivo aleggiare sul capo il presentimento di strane scoperte. La pallida sagoma dello scrivano mi apparve distesa tra estranei indifferenti in un gelido sudario. All'improvviso mi sentii attratto dalla scrivania chiusa di Bartleby, la cui chiave era infilata nella serratura in bella vista. Non ho cattive intenzioni, non cerco di soddisfare una futile curiosità, pensai. Fra l'altro, questa scrivania è mia e anche il suo contenuto, perciò mi prenderò la libertà di guardarvi dentro. Tutto vi era sistemato in maniera metodica. Le carte erano disposte in bell'ordine. Gli scomparti erano profondi e ne tolsi i pacchi di documenti mettendomi a frugare nel fondo. Quasi subito sentii qualcosa e lo tirai fuori. Era un vecchio fazzoletto colorato, annodato e pesante. Lo aprii e vidi che fungeva da salvadanaio. Mi rammentai ora di tutti i silenziosi misteri che avevo osservato in quell'uomo. Mi ricordai che non parlava mai se non per rispondere, che sebbene avesse parecchio tempo per sé fra un lavoro e l'altro, non lo avevo mai visto leggere, neppure un giornale. Che per lunghi periodi se ne stava in piedi guardando fuori dalla finestra nella luce scialba che regnava dietro il paravento, il muro liscio di mattoni.
Ero assolutamente sicuro che non andasse mai in una trattoria o in una mensa. E il suo volto pallido indicava chiaramente che non beveva birra come Tarkei, né tè o caffè come facevano altri. Che io sapessi, non si recava mai da nessuna parte in particolare e non faceva mai una passeggiata. A meno che non ne stesse facendo una proprio in quel momento. Si era inoltre rifiutato di dirmi chi era e da dove veniva, o se aveva dei parenti al mondo. E per quanto così emaciato e smunto, non si lagnava mai per problemi di salute. E soprattutto ricordavo in lui una certa aria inconscia, dismorta, come definirla? Dismorta alterigia, o meglio, un'austera riservatezza, che mi aveva messo realmente in soggezione, facendomi accettare supinamente le sue stramberie. E rendendomi timoroso di chiedergli di sbrigare anche il lavoretto più banale, sebbene sapessi, vedendone l'immobilità prolungata, che doveva essere in piedi dietro il paravento a fissare in trance il muro cieco. Rimuginando tutte queste cose, e associandole alla recente scoperta del fatto che aveva scelto il mio ufficio come residenza stabile, senza dimenticare la sua ombrosità malsana, rimuginando tutte queste cose, sentì nascere in me un timore prudenziale. Le mie prime emozioni erano state di pura malinconia o di sincera pietà, ma nella misura in cui la desolazione di Bartleby cresceva sempre di più nella mia immaginazione, quella stessa malinconia si tramutava in paura, quella pietà in repulsione. È proprio vero. Ed è anche terribile che fino ad un certo punto il pensiero o la vista dell'infelicità suscita i nostri migliori sentimenti. Ma in certi casi particolari, quando si supera quel punto, non più. Sbaglia chi affermi che ciò è dovuto invariabilmente all'egoismo connaturato nell'animo umano, perché deriva più che altro dal sentirsi impotenti a porre rimedio a mali di portata smisurate e incurabili. Per un essere sensibile, la pietà è non di rado dolore. E quando alla fine si comprende che tale pietà non riesce a condurre ad un aiuto efficace, il buon senso consiglia all'anima di liberarsene. Ciò che vidi quel mattino mi convinse che lo scrivano era vittima di una malattia innata e inguaribile. Potevo fare l'elemosina al suo corpo, ma non era il suo corpo ad infliggergli dolore. Era la sua anima che soffriva e la sua anima non ero in grado di raggiungerla. Quel mattino non portai a compimento l'intenzione di recarmi alla chiesa della Trinità. Per qualche motivo le cose che avevo visto non mi rendevano adatto momentaneamente ad andare in chiesa. Tornai a casa a piedi, riflettendo su che cosa avrei fatto con Bartleby. Alla fine decisi che il mattino seguente gli avrei posto con calma
alcune domande sulla sua storia personale e via dicendo. E se si fosse rifiutato di rispondere con franchezza e senza riserve, e immaginai che avrebbe preferito di no, allora gli avrei dato $20 oltre quanto gli dovevo e gli avrei detto che i suoi servizi non erano più richiesti, ma che se potevo essergli di aiuto in qualunque altro modo, sarei stato felice di farlo. In particolare, se desiderava tornare alla città natale, dovunque fosse, avrei contribuito a rimborsargli le spese. Inoltre, se una volta a casa si fosse mai venuta a trovare in qualche necessità, una sua lettera avrebbe sicuramente avuto risposta. Giunse il mattino seguente. Bartleby, mi rivolsi con voce garbata allo scrivano seduto dietro il paravento. Nessuna risposta. Bartleby, ripetei in un tono ancora più garbato, venga qui. Non le chiederò di fare nulla che lei preferisca non fare. Desidero semplicemente parlarle. Allora mi comparve davanti silenziosamente. Vorrebbe dirmi, Bartleby, dove è nato? Preferirei di no. Vorrebbe dirmi una cosa qualsiasi sul proprio conto? Preferirei di no. Ma quali obiezioni ragionevoli può avere a parlarmi? Io voglio esserle amico. Non mi guardava mentre parlavo, ma teneva lo sguardo fisso sul busto di Cicerone che si trovava proprio alle mie spalle. Siccome ero in quel momento seduto, circa 6 pollici sopra la mia testa. Che cosa risponde Bartleby? Dissi, dopo aver atteso per un notevole lasso di tempo, durante il quale il suo volto rimaneva immobile, a parte un lievissimo tremore alle labbra bianche e sottili. Per il momento preferisco non dare alcuna risposta, disse, e si ritirò nel suo eremo. Fu una debolezza da parte mia, lo confesso, ma i suoi modi in questa circostanza mi irritarono. Non solo pareva covarvi un certo tranquillo disprezzo, ma la sua caparbietà sembrava rivelare ingratitudine, considerati il buon trattamento e la comprensione che aveva ricevuto da parte mia. Ancora una volta rimasi a sedere a ruminare sul da farsi. Per quanto mi sentissi mortificato dal suo comportamento e nonostante la mia decisione di licenziarlo quando ero entrato in ufficio, tuttavia sentivo superstiziosamente in fondo al cuore come una strana voce che mi proibiva di mettere in atto il mio proposito e mi accusava di malvagità se mai avessi osato pronunciare una sola parola aspra contro costui, il più disperato fra tutti gli esseri umani. Alla fine, prendendomi la familiarità di portarmi la sedia dietro il paravento, mi sedetti e gli dissi: allora non importa, Bartleby, che mi racconti la sua storia, ma la prego, da amico, di conformarsi il più possibile agli usi di questo ufficio. Mi dica che domani o dopodomani
collaborerà a collazionare i documenti. Insomma, mi dica che tra un giorno o due comincerà ad essere un po' più ragionevole. Me lo dica, Bartleby. Per il momento preferirei non essere un po' più ragionevole, rispose con cadaverica pacatezza. Proprio in quell'istante si aprì il tramezzo e si avvicinò Nippers. Aveva l'aria di aver passato una notte orribile a causa di una digestione ancora peggiore del solito. Riuscì a cogliere quelle ultime parole di Bartleby. Preferirebbe di no, eh? Ringhiò Nippers. Io preferirei lui, se fossi in lei, signore, rivolgendosi a me. Io preferirei lui, gliele darei io le preferenze a questo mulo cocciuto. Che cosa ora, signore, che preferisce non fare? Bartleby non mosse un muscolo. Signor Nippers, dissi io, preferirei che si ritirasse per il momento. Da qualche tempo mi capitava spesso di usare, senza volerlo, la parola preferire nelle più diverse occasioni, anche le meno adatte, e tremavo al pensiero che il contatto con lo scrivano mi avesse già alterato sensibilmente a livello mentale. E quali ulteriori e più gravi aberrazioni avrebbe ancora potuto produrre? Questo timore aveva avuto la sua parte nel suggerirmi misure severe. Mentre Nippers, scuro in volto e stizzito, si allontanava, si accostò Tarkei con aria bonaria e deferente. Con tutto il rispetto, signore, disse, ieri stavo pensando a Bartleby. E mi è venuto in mente che se solo preferisse bere un litro di buona birra tutti i giorni, l'aiuterebbe non poco a sentirsi meglio e a partecipare alla collazione dei suoi documenti. Anche lei si è messa ad usare quella parola, dissi, lievemente eccitato. Con tutto il rispetto. Quale parola, signore? Chiese Tarkei, infilandosi rispettosamente nello spazio ridotto dietro il paravento e facendomi così urtare lo scrivano. Quale parola, signore? Preferirei essere lasciato solo qui, disse Bartleby, come offeso da quella ressa che violava la sua intimità. È questa la parola, Tarkei, è questa. Oh, preferire? Oh sì, una parola buffa. Io per conto mio non l'uso mai. Ma come dicevo, signore, se lui preferisse. Tarkei, lo interruppi, mi faccia il favore di ritirarsi. Oh certo, signore, se preferisce così. Mentre apriva il tramezzo per andarsene, Nippers mi lanciò un'occhiata dalla sua scrivania e mi chiese se preferissi che un certo documento venisse copiato su carta azzurra o bianca. Non diede alcuna intonazione maliziosa alla parola preferire. Era evidente che gli era scappata di bocca involontariamente. Pensai tra me e me che doveva assolutamente sbarazzarmi di quel folle, che aveva già in una certa misura sconvolto il modo di parlare, se non il cervello,
mio e dei miei dipendenti. Ma ritenni più saggio non comunicargli subito il licenziamento. Il giorno dopo osservai che Bartleby non faceva altro che starsene in piedi alla finestra, con lo sguardo perso sul muro cieco. Avendogli chiesto perché non scriveva, mi disse che aveva deciso di non scrivere più. Come? Anche questo? E poi che altro? Esclamai. Non vuole scrivere più? No. E per quale ragione? Non la vede da solo la ragione? Mi rispose con tono indifferente. Lo scrutai con attenzione e notai che i suoi occhi avevano un'aria opaca e vitrea. Mi venne subito in mente che la sua straordinaria diligenza nel copiare alla luce fioca della finestra nelle prime settimane al mio servizio potesse avergli danneggiato temporaneamente la vista. Ero commosso. Gli dissi qualcosa per esprimergli il mio rincrescimento. Accennai che faceva senz'altro bene a smettere di scrivere per un certo periodo e lo incitai a sfruttare quell'opportunità per fare del moto salutare all'aria aperta. Ma non lo fece. Qualche giorno dopo, dato che gli altri impiegati erano assenti, e avendo una gran fretta di spedire per posta alcune lettere, pensai che non avendo assolutamente altro da fare, Bartleby sarebbe stato certo meno inflessibile del solito e le avrebbe portate all'ufficio postale. Ma si rifiutò recisamente. Perciò, anche se molto seccato, andai io stesso. Passarono altri giorni. Non avrei saputo dire se gli occhi di Bartleby miglioravano o no. Secondo ogni apparenza mi sembrava di sì. Ma quando glielo domandai, non mi degnò d'una risposta. Ad ogni modo, non intendeva copiare. Alla fine, in risposta alle mie insistenze, mi informò che aveva deciso di non copiare mai più. Ma come? Esclamai. Supponiamo che i suoi occhi guariscano completamente, tornino in perfetto stato. Neanche in quel caso copierebbe? Ho deciso di non copiare più, rispose. E scivolò via. Restò come sempre una presenza fissa nel mio studio. Anzi, ammesso che fosse possibile, divenne ancora più fisso di prima. Che dovevo fare? Non faceva nulla in ufficio. Perché vi doveva restare? Per dirla tutta, ero ormai diventato una pietra al collo per me. Non solo inutile come ciondolo, ma anche gravoso da portare. Però mi spiaceva per lui. Non dico che la pura verità, affermando che la sua sorte era per me fonte di inquietudine. Se avesse solo nominato un parente o un amico, gli avrei scritto subito, pregandolo di portare quel povero diavolo in qualche luogo adatto. Ma sembrava solo, assolutamente solo nell'universo, un relitto in mezzo all'Atlantico. A lungo andare, le necessità legate al mio lavoro ebbero la meglio su ogni altra considerazione. Col maggior tatto possibile, dissi a Bartleby che in capo a 6 giorni avrebbe dovuto lasciare l'ufficio senza discussioni.
Lo invitai a provvedere, nel frattempo, per procurarsi un'altra abitazione. Mi offrì di aiutarlo nella ricerca, se lui avesse fatto i primi passi per compiere il trasloco. E quando alla fine mi lascerà, Bartleby, aggiunsi, farò in modo che non se ne vada via del tutto privo di mezzi. 6 giorni da oggi, si ricordi. Allo spirare di quel periodo sbirciai dietro il paravento e guarda, Bartleby era lì. Mi abbottonai la giacca, mi raddrizzai, avanzai lentamente verso di lui. Lo toccai su una spalla e dissi: è giunto il momento. Deve lasciare questo ufficio. Mi spiace per lei. Eccole del denaro, ma se ne deve andare. Preferirei di no, rispose, sempre voltandomi la schiena. Lei deve. Restò in silenzio. Io avevo una fiducia illimitata nell'onestà naturale di quest'uomo. Mi aveva restituito frequentemente scellini e mezzi scellini da me fatti cadere sbadatamente per terra, perché mi capita di essere molto trascurato nel trafficare con taschini e bottoni. Perciò quel che segue non deve essere considerato fuori dell'ordinario. Bartleby, gli dissi. Le devo $12 per il suo servizio. Eccone 32. I 20 in più sono suoi. Vuol prenderli e gli porsi le banconote. Ma lui non fece alcun movimento. Allora li lascerò qui e li misi sotto un fermacarte posato sul tavolo. Poi, prendendo il cappello e il bastone e dirigendomi verso la porta, mi voltai con calma, aggiungendo: dopo aver portato via le sue cose dall'ufficio, Bartleby, chiuda a chiave la porta, giacché se ne sono già andati via tutti, meno che lei, e infili la chiave sotto lo zerbino, per favore, in modo che io possa trovarla domattina. Non la rivedrò più, quindi addio. Se in seguito nel suo nuovo alloggio potrò esserle utile in qualche modo, non manchi di farmelo sapere per lettera. Addio, Bartleby, e buona fortuna. Ma non disse neanche una parola in risposta. Simile all'ultima colonna sopravvissuta di un tempio in rovina, rimase in piedi muto e solitario nel bel mezzo della stanza altrimenti deserta. Mentre tornava a casa meditabondo, la mia vanità ebbe la meglio sulla pietà. Non potevo fare a meno di congratularmi con me stesso per il modo davvero magistrale in cui ero riuscito a liberarmi di Bartleby. Magistrale, ripeto, e ogni osservatore obiettivo dovrebbe concordare su questo. Mi sembrava che la bellezza del mio modo di procedere consistesse nel fatto che ero stato assolutamente pacifico. Non c'erano state scenate volgari, prepotenze di alcun tipo, minacce furibonde. Non mi ero messa a camminare avanti e indietro, ordinando con voce stentorea a Bartleby di fare un fagotto dei suoi stracci. Niente del genere. Senza mettermi a gridare, come avrebbe forse fatto uno meno sagace di me, ero partito dal presupposto che se ne dovesse andare, e
E su quella supposizione avevo costruito il mio discorso. Quanto più ripensava al mio modo d'agire, tanto più ne ero incantato. Tuttavia, il mattino seguente, nel destarmi, mi ritrovai pieno di dubbi. I fumi della vanità mi erano svaporati nel corso della notte. Uno dei momenti in cui si ragiona meglio è a mente fredda e al mattino, quando ci si sveglia. Il mio modo di procedere continuava ad apparire ingegnoso, ma solo in teoria. Come si sarebbe rivelato in pratica, lì stava il nodo del problema. Era stata davvero una magnifica idea l'aver presupposto che Bartleby se ne sarebbe andato. Ma in fondo quella supposizione l'avevo fatta io, non Bartleby. Il punto cruciale non era che io avessi presupposto che mi avrebbe lasciato, ma stabilire se avrebbe preferito farlo. Era uno che propendeva più per le preferenze che per le supposizioni. Dopo colazione mi diressi verso il centro, calcolando le probabilità pro e contro. Un momento pensavo che sarebbe stato un fiasco completo e che avrei trovato Bartleby vivo e vegeto nel mio ufficio come sempre. E il momento dopo ero certo che avrei trovato vuota la sua sedia. Continuando ad oscillare in questo modo, all'angolo di Broadway e Canal Street, vidi un gruppo di persone impegnatissime in un'accesa conversazione. Scommetto di no, disse una voce mentre passavo. Non se ne andrà? Accettato, esclamai. Fuori i soldi. Stavo infilandomi istintivamente la mano in tasca per tirar fuori i miei, quando mi ricordai che quello era giorno di elezioni. Le parole che mi erano giunte all'orecchio non avevano nulla a che fare con Bartleby, ma si riferivano al successo o all'insuccesso di un candidato alla carica di sindaco. Assorto com'ero, mi ero in qualche modo immaginato che tutta Broadway condividesse la mia ansia e stesse discutendo la stessa questione con me. Continuai a camminare, assai grato del fatto che il frastuono della strada avesse coperto la mia distrazione momentanea. Com'era stata mia intenzione, giunsi prima del solito alla porta del mio ufficio. Restai in ascolto per un attimo. Tutto era tranquillo. Doveva essersene andato. Girai la maniglia. La porta era chiusa a chiave. Sì, il mio modo d'agire aveva operato una magia. Doveva essere proprio scomparso. Però in questo sentimento si insinuò una leggera malinconia. Ero quasi dispiaciuto del mio brillante successo. Stavo frugando sotto lo zerbino cercando la chiave che Bartleby avrebbe dovuto lasciarmi. Quando urtai la porta senza volerlo con un ginocchio, facendo un rumore come di chi bussa. E dall'interno una voce mi rispose: «Non ancora, sono occupato». Era Bartleby. Una folgorazione. Per un attimo non mi mossi, come l'uomo rimasto ucciso con la pipa in bocca da un fulmine a ciel sereno in un pomeriggio d'estate.
Tanto tempo fa in Virginia. Venne ucciso mentre era affacciato alla finestra, nella calura, e restò in quella posizione, sporto in avanti, per tutto quel pomeriggio sonnolento, finché qualcuno lo toccò e cadde giù. Non se n'è andato, mormorai alla fine. Ma obbedendo di nuovo a quel misterioso ascendente che l'imperscrutabile scrivana aveva su di me e dal quale, a dispetto di tutte le mie stizze, non riuscivo del tutto a sfuggire, scesi lentamente le scale uscendo in strada e mentre giravo intorno all'isolato, mi misi a riflettere su ciò che dovevo fare in questa incredibile situazione. Cacciarlo fuori usando le maniere violente non potevo. Mandarlo via a forza di male parole non avrebbe funzionato. Chiamare la polizia era un'idea sgradevole. Però, permettergli di godere del suo cadaverico trionfo su di me, neanche questo poteva accettare. Che cosa bisognava fare? Oppure, se non c'era nulla da fare, c'era forse qualche altra supposizione che potevo fare? Sì. Come prima avevo presupposto anticipatamente che Bartleby se ne sarebbe andato, ora potevo supporre retrospettivamente che se n'era andato. Nel mettere in pratica con ogni diritto la mia supposizione, potevo entrare in ufficio in gran fretta e fingere di non vedere affatto Bartleby, andandogli a sbattere addosso come se fosse aria. Un tale modo di fare avrebbe rappresentato, senza ombra di dubbio, una bella stoccata. Era poco probabile che Bartleby riuscisse a resistere a questa applicazione della dottrina delle supposizioni. Ma, ripensandoci meglio, il successo del piano mi parve alquanto dubbio. Decisi di ridiscutere la questione con lui. Bartleby, dissi entrando in ufficio con un'espressione pacatamente severa, sono molto deluso. Sono rattristato, Bartleby. Avevo un'opinione migliore di lei. La ritenevo una persona così da bene che in una situazione delicata sarebbe bastato appena un leggero accenno, ecco, una supposizione. Ma pare che mi sia ingannato. Ma come? Aggiunsi, trasalendo senza volerlo. Non ha ancora toccato quei soldi. E indicai con un dito il punto in cui li avevo lasciati la sera precedente. Non rispose nulla. Allora, vuole lasciarmi, sì o no? Domandai in uno scatto d'ira improvviso, accostandomi a lui. Preferirei non lasciarla, rispose, accentuando garbatamente il nonno. Che diritto al mondo ha di restare qui? Paga un affitto? Paga le mie tasse? O questo ufficio è suo? Non rispose nulla. È pronto a rimettersi a scrivere ora? Sono guariti i suoi occhi? Potrebbe copiarmi un breve documento stamattina? O aiutarmi a controllare alcune righe, o fare un salto all'ufficio postale. Insomma, è disposta a fare una cosa qualsiasi per
Per dare una giustificazione al suo rifiuto di lasciare l'ufficio, si ritirò in silenzio nel suo eremo. Mi trovava a quel punto in un tale stato di agitazione furibonda che ritenni saggio astenermi per il momento da ulteriori discussioni. Bartleby ed io eravamo soli. Mi rammentai della tragedia del disgraziato Adams e dell'ancor più disgraziato Colt, avvenuta nell'ufficio vuoto di quest'ultimo, e di come il povero Colt, fatto infuriare spaventosamente da Adams e abbandonatosi imprudentemente a un'ira incontrollata, fu indotto, senza volerlo, al gesto fatale. Gesto che senza dubbio nessuno avrebbe potuto deplorare più di lui stesso. Mi era spesso venuto in mente, riflettendo su quella vicenda, che se l'alterco avesse avuto luogo nella pubblica via o in un'abitazione privata, non si sarebbe conclusa in quel modo. Fu il fatto di trovarsi soli in un ufficio deserto, in cima alle scale, in un edificio completamente privo dell'influenza benigna di un'atmosfera casalinga, senza dubbio un ufficio senza tappeti, dall'aria squallida e polverosa. Doveva essere stato questo ad accrescere di molto l'esasperazione iraconda dello sventurato Colt. Ma quando sentì un impulso malevolo verso Bartleby destarsi in me e indurmi in tentazione, afferrai questo antico Adamo e lo cacciai via. Come? Semplicemente richiamando alla mente il precetto divino. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Sì, fu questa a salvarmi. A parte ogni considerazione più nobile, la carità spesso opera come un principio di grande saggezza e prudenza, proteggendo efficacemente chi la possiede. Gli uomini hanno commesso omicidi per gelosia, ira, odio, egoismo e orgoglio spirituale, ma nessuno, che io sappia, ha mai compiuto un atto diabolico come l'omicidio in nome della santa carità. La semplice difesa dei propri interessi, pertanto, in assenza di ragioni migliori, dovrebbe spingere ogni uomo, specialmente gli impulsivi, alla carità e alla filantropia. Ad ogni modo, nella circostanza in questione, mi sforzai di soffocare l'esasperazione nei riguardi dello scrivano, interpretando nella maniera più benevola il suo comportamento. Povero diavolo, pensai, non vuol far niente di male e comunque ha passato dei momenti difficili, e bisogna venirgli incontro. Cercai anche di rivolgere subito la mente ad altri pensieri e al contempo di dar sollievo al mio abbattimento. Tentai di immaginare che nel corso della mattinata, quando gli sarebbe parso più opportuno, Bartleby sarebbe emerso di propria iniziativa dal suo eremo e si sarebbe avviato a passo deciso in direzione della porta. Ma niente da fare. Arrivarono le 12:30. Tarchei,
cominciò ad accendersi in volto, a rovesciare il calamaio e a diventare turbolento in generale. Nippers si acquietò, facendosi calmo e cortese. Ginger Nut si sgranocchiò la mela di mezzogiorno e Bartleby restò in piedi alla finestra, assorto come non mai davanti al muro cieco. Mi si crederà? Lo devo ammettere. Quel pomeriggio lasciai l'ufficio senza rivolgergli più una sola parola. Trascorsero quindi altri giorni, durante i quali, nei momenti liberi, diedi un'occhiata al saggio di Edwards sul libero arbitrio e a quello di Priestley sulla necessità. Data la situazione, quei libri fecero nascere in me dei sentimenti benigni. Poco a poco giunsi a convincermi che i miei guai con lo scrivano erano stati tutti decisi sin dall'inizio dei tempi e che io avevo il compito di alloggiare Bartleby per qualche scopo misterioso di un'infallibile provvidenza, che un semplice mortale come me non poteva pretendere di scandagliare. Sì, Bartleby resta lì dietro il tuo paravento, pensai. Non ti perseguiterò più. Sei innocuo e silenzioso come queste vecchie sedie. Perciò non mi sento mai tanto a casa come quando so che sei qui. Finalmente lo vedo, lo sento, comprendo lo scopo a cui ero predestinato nella vita. Mi accontento. Altri avranno magari ruoli più elevati da svolgere, ma la mia missione a questo mondo, Bartleby, è di offrirti un angolo nel mio ufficio per tutto il tempo che ti parrà opportuno restarci. Ritengo che avrei perdurato in questo atteggiamento mentale saggio e pio se non fosse stato per le osservazioni non richieste e poco caritatevoli gettatemi in faccia dai miei colleghi di lavoro che venivano a trovarmi. Ma così avviene di sovente che l'incessante attrito con menti poco liberali logori a lungo andare i migliori proponimenti degli uomini più generosi. Anche se effettivamente, a rifletterci bene, non era strano che chi entrava nel mio ufficio restasse colpito dall'aspetto singolare dell'imperscrutabile Bartleby e venisse quindi tentato a lasciar cadere qualche apprezzamento maligno al suo riguardo. Ogni tanto un avvocato, in rapporto di lavoro con me, veniva nel mio ufficio e non trovandovi nessun altro che lo scrivano, tentava di ottenere da lui delle informazioni abbastanza precise su dove mi trovassi. Ma senza prestare la minima attenzione alle sue chiacchiere oziose, Bartleby restava in piedi, immobile in mezzo alla stanza. Perciò, dopo averlo contemplato in quella posizione per un certo periodo, l'avvocato se ne andava via senza saperne più di prima. Inoltre, quando era in atto un compromesso arbitrale e la stanza era piena di avvocati e testimoni, e il lavoro procedeva incalzante, capitava che qualcuno dei presenti, indaffarato fino al collo, vedendo Bartleby senza far nulla,
gli chiedesse di fare una corsa al suo ufficio per portargli dei documenti. Al che Bartleby opponeva un pacato rifiuto, restando sempre sfaccendato come prima. Allora l'avvocato strabuzzava gli occhi e si voltava verso di me. E che cosa potevo dire? Alla fine venni a sapere che nell'ambiente dei miei colleghi di lavoro circolavano delle voci improntate a meraviglia a proposito dello strano essere che alloggiavo nel mio ufficio. Ciò mi preoccupò molto. E mi si affacciò alla mente l'idea che costui avrebbe anche potuto rivelarsi assai longevo, continuando ad occupare le mie stanze, rifiutando di riconoscere la mia autorità, mettendo in imbarazzo i miei visitatori, gettando disdoro sulla mia reputazione professionale e gettando in generale un'ombra sullo studio. Tenendo insieme anima e corpo sino all'ultimo, grazie ai suoi risparmi, visto che spendeva sicuramente appena 5 centesimi al giorno, e magari alla fine sopravvivendomi e reclamando il possesso del mio ufficio per il diritto datogli dal fatto di averlo occupato incessantemente. Venendo sempre più assalito da queste cupe premonizioni e sentendo i miei amici continuare implacabilmente a far commenti su quello spettro domiciliato nel mio ufficio, si operò in me un grande cambiamento. Presi la decisione di chiamare a raccolta tutte le mie energie e liberarmi per sempre di quell'incubo intollerabile. Ma prima di studiare qualsiasi elaborato progetto mirante a questo scopo, feci semplicemente notare a Bartleby l'opportunità di un suo allontanamento definitivo. In tono calmo e grave, affidai questa idea alla sua attenta e matura riflessione. Ma, dopo aver impiegato 3 giorni per meditarci sopra, mi comunicò che la sua decisione originaria restava immutata. Insomma, che preferiva sempre risiedere da me. Che fare? Mi chiesi a questo punto, abbottonandomi la giacca sino all'ultimo bottone. Che fare? Che cosa è meglio fare? Che cosa dice la coscienza che dovrei fare con quest'uomo? O piuttosto con questo spettro? Che mi sbarazzi di lui è necessario, se ne deve andare. Ma come? Non vorrai buttarlo a forza, quel povero, pallido, passivo mortale? Non vorrai buttare fuori dalla porta un essere così indifeso? Non vorrai disonorarti con una simile crudeltà? No, certo, questo non posso farlo. Piuttosto lo lascio vivere e morire qui, e poi ne faccio murare i resti nella parete. E allora che cosa farai? Per quanto cerchi di prenderlo con le buone, lui non fa una piega. I soldi per corromperlo li lascia sul suo tavolo sotto il fermacarte. Insomma, è chiaro come il sole che preferisce restare accanto a me. Allora occorre prendere misure severe, eccezionali. Ma non vorrai certo farla agguantare da un poliziotto
e mandare in una volgare prigione il suo pallore innocente? E con quale accusa potresti ottenere ciò? È forse un vagabondo? Ma che? Lui che si rifiuta di spostarsi, un vagabondo? Proprio perché non vuole fare il vagabondo, cerchi di farlo passare per vagabondo. È un'assurdità. Nessun mezzo visibile di sostentamento. Eccolo incastrato. Ti sbagli di nuovo. Infatti, non c'è dubbio che riesce a mantenersi. E questa è l'unica prova inappellabile che si possa dare del fatto di possedere i mezzi di sostentamento. Basta allora. Visto che lui non vuole lasciarmi, lo devo lasciare io. Trasferirò i miei uffici, traslocherò da qualche altra parte e lo avviserò chiaramente che se lo troverò nella nuova sede, allora lo denuncerò per violazione di domicilio. Così come stabilito, il giorno dopo gli dissi: trovo questi locali troppo lontani dal municipio e l'aria è malsana. In breve, ho intenzione di trasferire il mio ufficio la prossima settimana e non avrò più bisogno dei suoi servizi. Glielo dico ora, in modo che possa cercare un altro posto. Lui non diede alcuna risposta. E nessun'altra parola fu detta. Il giorno fissato assunsi degli uomini con i loro carri. Mi recai allo studio e, non avendo che pochi mobili, venne portato via tutto quanto in poche ore. Per tutto il tempo lo scrivano restò in piedi dietro il paravento, che ordinai di prendere per ultimo. Venne infine portato via e ripiegato come un enorme foglio di carta, ed egli si ritrovò ad occupare, immobile, una stanza nuda. Restai per un attimo sulla soglia a fissarlo, mentre una voce dentro di me mi rimproverava. Rientrai con la mano in tasca e il cuore in gola. Addio, Bartleby, me ne vado. Addio, e che Dio la protegga in qualche modo. E prenda questo, facendogli scivolare qualcosa in mano, che però andò a finire per terra. E allora, strano a dirsi, mi strappai a fatica da lui, di cui desideravo tanto sbarazzarmi. Dopo essermi stabilito nei nuovi locali, tenni per un giorno o due la porta chiusa a chiave, trasalendo ad ogni passo che udivo nei corridoi. Quando tornavo in ufficio, dopo ogni breve assenza, mi fermavo per un istante sulla soglia e tendevo le orecchie prima di infilare la chiave. Ma queste paure erano inutili. Bartleby non si fece mai vedere. Pensavo che tutto procedesse bene quando venne a trovarmi uno sconosciuto dall'aria turbata, chiedendomi se avessi occupato io di recente il civico di Wall Street. Colmo di premonizioni, risposi di sì. Allora, signore, disse lo sconosciuto, che si rivelò un avvocato, è responsabile lei dell'uomo che vi ha lasciato. Si rifiuta di fare qualsiasi lavoro di copiatura. Si rifiuta di fare qualunque cosa. Dice che preferisce di no e si rifiuta di lasciare l'edificio.
Sono molto spiacente, signora, risposi, affettando calma ma tremando internamente. Ma le assicuro, l'uomo di cui parla non rappresenta nulla per me. Non è né un mio parente né un mio apprendista, per il quale debba essere considerato responsabile. In nome del cielo, chi è? Non sono proprio in grado di informarla. Non so nulla di lui. Un tempo l'ho impiegato come copista, ma ormai è parecchio tempo che non fa più nulla per me. Allora lo sistemo io. Buongiorno, signore. Trascorsero vari giorni. E non seppi più nulla. E sebbene sentissi spesso l'impulso caritatevole di andare a trovare il povero Bartleby, una certa ripugnanza, non so di che cosa, mi trattenne. Ormai è tutto finito con lui, pensai alla fine. Dopo che fu passata un'altra settimana senza ulteriori notizie. Ma, tornando allo studio il giorno dopo, trovai numerose persone in attesa davanti alla mia porta, in preda ad uno stato di grande eccitazione. E lui, eccolo che arriva, esclamò il primo del gruppo. In cui riconobbi l'avvocato che in precedenza era venuto a trovarmi da solo. Lo deve portare via, signore, subito, gridò uno di loro dall'aspetto imponente venendomi incontro, e vidi che era il padrone di casa del civico di Wall Street. Questi signori, miei inquilini, non ne possono più. Il signor B, indicando l'avvocato, lo ha cacciato fuori dalla stanza e lui ora continua a gironzolare per l'edificio, stando seduto di giorno sulla ringhiera delle scale e dormendo nell'ingresso di notte. Sono tutti preoccupati. I clienti abbandonano gli uffici e c'è qualche timore di un linciaggio. Deve fare qualcosa e senza indugio. Mi ritrassi allibito dinanzi a questo fiume in piena e mi sarei volentieri chiuso a chiave nel nuovo studio. Tentai invano di sostenere che Bartleby non rappresentava nulla per me, non più che qualsiasi altra persona. Invano. Ero l'ultima persona ad aver avuto a che fare con lui e dovevo pagarne il terribile prezzo. Temendo perciò di essere denunciato sui giornali, uno dei presenti ventilò questa minaccia, riflettei sulla faccenda e alla fine dissi che se l'avvocato mi avesse procurato un abboccamento privato con lo scrivano nel suo studio dell'avvocato, quel pomeriggio avrei fatto del mio meglio per liberarli di quel fastidio di cui si lamentavano. In cima alle scale del mio vecchio studio trovai Bartleby seduto in silenzio sulla ringhiera del pianerottolo. Che cosa fa qui, Bartleby? Domandai. Sto seduto sulla ringhiera, rispose pacato. Lo fece entrare nello studio dell'avvocato che a questo punto ci lasciò. Bartleby, dissi, si rende conto di mettermi in grave difficoltà, ostinandosi ad occupare l'ingresso dopo essere stato allontanato dall'ufficio?
Nessuna risposta. A questo punto restano due opzioni. O lei si mette a fare qualcosa, o qualcosa sarà fatto a lei. Dica, a che tipo di attività le piacerebbe dedicarsi? Vorrebbe riprendere a fare il copista? No, preferirei non fare alcun cambiamento. Vorrebbe fare il commesso in una drogheria? Si sta troppo al chiuso. No, non vorrei fare il commesso, ma non sono schizzinoso. Troppo al chiuso, esclamai. Ma se ne sta rinchiuso tutto il tempo. Preferirei non fare il commesso, aggiunse, come per sistemare la questione una volta per tutte. Le andrebbe di fare il barista? È un lavoro che non sforza gli occhi. Non mi piacerebbe affatto, anche se, come ho detto prima, non sono schizzinoso. La sua insolita loquacità mi incoraggiò e tornai alla carica. Che ne direbbe allora di viaggiare per il paese a riscuotere fatture per i commercianti? Le farebbe bene alla salute. No, preferirei fare qualche altra cosa. Che ne pensa allora dell'accompagnare in Europa qualche giovanotto per bene, intrattenendolo con la sua conversazione? Le andrebbe bene? Assolutamente no. Mi pare un lavoro che non ha nulla di stabile. A me piace restarmene fisso, ma non sono affatto schizzinoso. E allora lo resterà davvero fisso, esclamai, perdendo completamente la pazienza e per la prima volta nel corso dei miei esasperanti rapporti con lui, lasciandomi andare alla collera. Se non se ne va da questo edificio prima di sera, mi sentirò costretto, anzi, sono costretto a lasciare l'edificio io stesso, conclusi in maniera alquanto assurda, non sapendo con quale possibile minaccia cercare di spaventarlo per piegarne la rigidità. Rinunciando ad ogni ulteriore tentativo, me ne stavo andando a precipizio quando mi venne in mente un'ultima idea. Idea che non mi era completamente nuova. Bartleby, dissi, nel tono più gentile che riuscii ad assumere in quella situazione tesa. Vuole venire a casa con me, non nel mio ufficio, ma nella mia abitazione, e restarvi finché non riusciamo a trovare con comodo la sistemazione più adatta per lei? Su, andiamoci ora, immediatamente. No, per il momento preferirei non fare alcun cambiamento. Non risposi nulla, ma, schivando abilmente tutti quanti con la subitaneità e la rapidità della mia fuga, mi precipitai fuori dall'edificio e feci di corsa Wall Street nella direzione di Broadway e saltai sul primo omnibus, allontanandomi in fretta da ogni possibile inseguitore. Quando ritrovai la calma, mi resi conto con chiarezza di avere ormai fatto tutto ciò che mi era possibile, sia riguardo alle richieste del padrone di casa e dei suoi inquilini, sia riguardo ai miei desideri e al mio senso del dovere, per fare del bene a Bartleby e proteggerlo da duri maltrattamenti.
Mi sforzai quindi di liberarmi da ogni preoccupazione e turbamento, sentendo in coscienza di averne diritto. Ma non vi riuscii così bene come speravo. Avevo così paura di essere di nuovo scovato dal furibondo padrone di casa e dai suoi inquilini esasperati, che, affidando il lavoro a Nippers per alcuni giorni, me ne andai in giro in carrozza per la parte settentrionale della città e i sobborghi. Mi recai di là dal fiume, a Jersey City, e passai di sfuggita per Astoria. Per la verità, in quel periodo passai quasi tutto il tempo in carrozza. Quando ritornai all'ufficio, ecco che vidi sulla scrivania un biglietto del padrone di casa. Lo aprii con mani tremanti. Mi informava che lo scrivente aveva mandato a chiamare la polizia e aveva fatto portare Bartleby alle tombe per vagabondaggio. Inoltre, dato che lo conoscevo più di chiunque altro, mi invitava a recarmi in quel luogo per offrire una giusta esposizione dei fatti. Queste notizie ebbero su di me un effetto contrastante. Dapprima mi indignai, ma alla fine giunsi quasi ad approvare. Il carattere energico e sbrigativo del padrone di casa lo aveva indotto ad adottare una procedura a cui difficilmente io avrei fatto ricorso. Tuttavia, come ultima risorsa, date le circostanze eccezionali, sembrava l'unica strada percorribile. Come venni a sapere in seguito, il povero scrivano, quando gli fu detto che doveva essere condotto alle tombe, non offrì la minima resistenza, ma acconsentì in silenzio, esangue e torpido come sempre. Alcuni degli astanti, presi dalla compassione e dalla curiosità, si unirono al gruppo. E la processione, guidata da uno dei poliziotti a braccetto con Bartleby, sfilò silenziosamente in mezzo al chiasso, alla calura e all'allegria delle strade principali a mezzogiorno. Il giorno stesso che ricevetti il biglietto, mi recai alle tombe, o per usare un termine più corretto, alle carceri giudiziarie. Cercai il funzionario incaricato enunciando lo scopo della mia visita e venni informato che l'individuo da me descritto era effettivamente recluso. Assicurai allora il funzionario del fatto che Bartleby era una persona di assoluta onestà, che andava assai compatita, seppure incredibilmente eccentrica. Raccontai tutto ciò che sapevo e conclusi suggerendo di rendergli il più leggera possibile la reclusione, fino a quando non si fosse trovata una soluzione meno penosa, anche se, a dire il vero, non riusciva ad immaginare quale. Ad ogni modo, se non si riusciva ad escogitare nient'altro, lo si sarebbe mandato all'ospizio dei poveri. Chiesi poi di avere un colloquio. Non avendo alcuna grave imputazione e mostrandosi sempre tranquillo e innocuo, gli avevano permesso di girare liberamente per la prigione.
in particolare nei cortili interni con aiuole. E infatti lo trovai lì, in piedi tutto solo nel più silenzioso dei cortili, col viso rivolto verso un alto muro, mentre tutto intorno, dalle fessure sottili delle finestre, mi sembrava di vedere, posato su di lui, lo sguardo di ladri e assassini. Bartleby. La riconosco, disse senza voltarsi, e non ho nulla da dirle. Non sono stato io a mandarla qui, Bartleby, dissi ferito nel vivo dal suo implicito sospetto. E lei non si deve vergognare di trovarsi in questo posto. Il fatto di essere qui non le reca alcun disonore. E poi non è un posto così triste come si potrebbe pensare. Guardi. Là c'è il cielo e qui c'è l'erba. So dove mi trovo, replicò, ma non volle aggiungere altro e quindi lo lasciai. Mentre rientravo nel corridoio, un uomo ben pasciuto, con addosso un grembiule, mi si accostò e indicando col pollice dietro di sé disse: Quello lì è amico suo. Sì. Vuole morire di fame? Sei così, che viva pure del vitto della prigione ed è accontentato. Chi è lei? Chiesi, non sapendo come inquadrare una persona che parlava in maniera così poco ufficiale in un luogo simile. Sono il cuciniere. I signori che hanno amici. Qui mi pagano per fornire loro qualcosa di buono da mangiare. E così, chiesi rivolgendomi al secondino, rispose di sì. Beh, allora, dissi, facendo scivolare dell'argento nelle mani del cuciniere, voglio che presti un'attenzione particolare a quel mio amico lì. Fategli avere il cibo migliore che riuscite a trovare. E deve trattarlo più gentilmente che può. Mi vuole presentare? Disse il cuciniere, guardandomi con l'espressione di uno che non vede l'ora di poter offrire un saggio della sua buona educazione. Pensando che fosse nell'interesse dello scrivano, acconsentì e dopo aver chiesto al cuciniere come si chiamava, mi avvicinai a Bartleby insieme a lui. Bartleby, questo è un amico e le sarà assai utile. Al suo servizio, signore, al suo servizio. Disse il cuciniere facendo un profondo inchino da dietro il grembiule. Spero che si troverà bene qui, signore. Bei giardini, stanze fresche. Spero che resterà con noi per un po' e cercherò di renderle gradevole il soggiorno. Che cosa desidera oggi per pranzo? Preferisco non pranzare oggi, rispose Bartleby, voltandosi dall'altra parte. Mi farebbe male, non sono abituata ai pranzi. Dicendo così, si spostò lentamente dall'altra parte del recinto e prese posizione di fronte al muro cieco. Come sarebbe? Esclamò il cuciniere. Rivolgendomi uno sguardo stupefatto. È un po' strambo, eh? Credo che sia un po' squilibrato, risposi con tristezza. Squilibrato? Squilibrato, vero? Beh, parola mia, credevo che quel suo amico
fosse un distinto falsario, perché hanno sempre un'aria pallida e molto rispettabile, quei falsari. Non posso fare a meno di compatirli, non posso farne a meno, signora. Poi, posandomi una mano sulla spalla con aria pietosa, sospirò. È morto di consunzione a Sing Sing, quindi non lo conosceva Monroe? No, non ho mai fatto la conoscenza di nessun falsario. Ma non posso fermarmi oltre. Abbia cura del mio amico e non avrà a pentirsene. Arrivederci. Alcuni giorni dopo fui di nuovo ammesso alle tombe e percorsi i corridoi alla ricerca di Bartleby, ma senza trovarlo. L'ho visto venire dalla sua cella non molto tempo fa, disse un secondino. Forse è andata a gironzolare nei cortili. Andai dunque in quella direzione. Sta cercando l'uomo che non parla? Chiese un altro secondino incrociandomi. E là sdraiato, che dorme nel cortile. L'ho visto coricarsi meno di 20 minuti fa. Nel cortile c'era un silenzio assoluto. I detenuti comuni non potevano accedervi e i muri che lo circondavano, incredibilmente spessi, impedivano ad ogni suono di entrare. Lo stile egizio della costruzione mi opprimeva con la sua cupezza, ma in terra crescevano, imprigionati, dei morbidi ciuffi erbosi. Pareva d'essere nel cuore delle eterne piramidi, dove, per una qualche strana magia, i semi d'erba lasciati cadere dagli uccelli avevano germogliato attraverso le fenditure. Raggomitolato in maniera strana alla base del muro, con le ginocchia ripiegate, disteso su un fianco, la testa a contatto delle fredde pietre, vidi lo sparuto Bartleby, ma nulla in lui si muoveva. Mi fermai, poi mi accostai a lui, chinandomi, e vidi che i suoi occhi opachi erano aperti. Non fosse stato per questo, sarebbe apparso profondamente addormentato. Sentì l'impulso di toccarlo. Gli presi la mano e un formicolio mi risalì per il braccio, percorrendomi la spina dorsale fino ai piedi. A questo punto apparve accanto a me il volto rotondo del cuciniere. Il suo pranzo è pronto. Non vuole mangiare neanche oggi? O vive senza mangiare? Vive senza mangiare, dissi chiudendo gli occhi. Dorme, vero? Con i re e i consiglieri della terra, mormorai. Questa storia non parrebbe aver bisogno di ulteriori aggiunte, e l'immaginazione ci fornirà senza fatica la scarna descrizione della sepoltura del povero Bartleby. Ma prima di congedarmi col lettore, vorrei dire soltanto che se questa breve narrazione lo ha abbastanza interessato da destare la sua curiosità su chi fosse Bartleby e su che tipo di vita avesse condotto prima che chi scrive ne facesse la conoscenza, condivido pienamente questa curiosità, ma sono del tutto incapace di soddisfarla. Non so però se sia il caso
che divulghi una voce che giunse al mio orecchio qualche mese dopo il decesso dello scrivano. Non sono mai riuscito ad accertare quanto fosse fondata e quindi non so dire quanto sia vera. Ma siccome questa vaga diceria ha destato in me un certo interesse, fornendomi qualche spunto di riflessione, per quanto triste, ciò potrebbe avvenire anche ad altri, e quindi l'accennerò in poche parole. Si diceva che Bartleby fosse stato un impiegato subalterno dell'ufficio Lettere Smarrite di Washington, da cui sarebbe stato licenziato improvvisamente per un cambio nell'amministrazione. Quando rifletto su questa voce, riesco a fatica ad esprimere le emozioni che mi afferrano. Lettere Smarrite. Non fa pensare a persone morte? Immaginate un uomo incline, per sua disposizione naturale e per qualche rovescio della sorte, a una tetrapatia. Esiste forse qualche lavoro più adatto ad acuirla di quello di maneggiare incessantemente lettere smarrite e sistemarle per darle alle fiamme? Infatti ogni anno se ne bruciano a carrellate. Qualche volta dalle pieghe della carta lo smunto impiegato estrae un anello e il dito a cui era destinato imputridisce, forse, nella tomba. Una banconota inviata con la massima sollecitudine. E colui a cui avrebbe dovuto dare sollievo non mangia né soffre più la fame. Un perdono per coloro che sono morti nella disperazione. Una speranza per chi è morto senza più sperare. Buone notizie per chi è morto soffocato da devastanti sventure. Latrici di vita. Queste lettere si precipitano verso la morte. A Bartleby, a umanità.